si è conclusa con un grande successo la 7ª edizione di Naturalmente Pianoforte, il festival che ha animato il Casentino dal 16 al 21 luglio, trasformando la vallata in un teatro a cielo aperto. La musica è ovviamente la spina dorsale, il punto di non ritorno di questo festival che nasce con un nome, Naturalmente Pianoforte, che più caro non si può. È chiaro che intorno al pianoforte ruotano e circolano diverse anime, diverse sensazioni e diversi linguaggi. Quindi uno dei linguaggi, quello della musica, viene poi interfacciato, viene attraversato da tanti altri momenti che sono poi a disposizione del pubblico non solamente a Prato Vecchio Stia ma un po' in tutto il Casentino, i borghi, i castelli, il monastero di Camaldoli, insomma abbiamo frequentato tutto. Il festival ha raggiunto quindi risultati importanti, diventare un festival di vallata e contaminare il pianoforte e la musica con le altre arti, un'energia che si è sprigionata e fusa tra le verdi colline del Casentino. Energie che si fondono, che prendono forma, energie non soltanto locali ma anche energie che arrivano da fuori, perché abbiamo oltre agli artisti tantissimi giovani pianisti che arrivano da tutta Italia, che sono stati qua per una settimana tra chi faceva masterclass e chi invece ci ha allietato nella colonna sonora, quindi suonando i pianoforti. Grande impatto emotivo anche per la carovana di Naturalmente Pianoforte, che con l'arrivo a Prato Vecchio ha chiuso un anello di 70 km in 5 giorni. Ce l'abbiamo fatta! Tra gli appuntamenti musicali di spicco quello con Eugenio Finardi con la sua Eufonia Suite, assieme a due musicisti di qualità come Mirko Signorile al pianoforte e Raffaele Casarano al sax. Voglio un figlio che mi faccia ricordare quanto è importante giocare, giocare non per perdere tempo ma giocare per crescere. Ho immaginato di incollare questi pezzi, di creare con questi pezzi suonati con questa formazione, quindi con tantissime improvvisazioni e giocando tantissimo con le armonizzazioni, di legarli in una suite di composizione estemporanea, come la chiama Mirko Signorile, cioè che non è proprio improvvisazione nel senso normale del jazz, no? Ma il giocare con il cercare una musica totale, una musica che non sia né jazz né classica né eccessivamente pop, che contenga anche dissonanza, musica contemporanea. Ad aprire l'ultima giornata invece un'esperienza unica all'alba alla Pieve di Romena, Stelle Disorientate, un concerto per pianoforte, algoritmi ed elettronica con Teo Tardo. Sigla finale di questa stagione idealmente assegnata a Tosca alla guida di un quintetto per uno dei concerti più eleganti e intensi del panorama Made in Italy, la bella estate. Pur avendo un leader, però è importante il lavoro di tutti, anche la parte solista di tutti. E quindi diventa un ricamo prezioso fatto a tante mani. Ed è bellissimo anche per me ogni sera.